arriva nella piazza dove un'esplosione, eccetera, eccetera, viene ripreso, portato in piazza San Lorenzo e rivestito nei panni del signore della città, che poi divenne doge, ma inizialmente era rettore della città, rettore. Poi divenne doge facendo, diciamo, furono gli anziani che decisero, facciamo a vita, tra l'altro. Ecco, questa è la storia della sua incoronazione, di una attività, di una professione che durò sino al 1797, perché poi c'erano i dogi a vita, i dogi biennali. Nel 1797 Genova fu conquistata da Napoleone Bonaparte e perse la propria indipendenza. Non era più una repubblica, ma era una cosa cisalpina, eccetera.